tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Parliamo della colletta alimentare che si è svolta sabato nei pressi di un supermercato del centro città. Un'opera benefica i cui proventi sono stati distribuiti e vengono tuttora distribuiti esclusivamente alle persone bisognose italiane. Come mai questa scelta da parte della Lega Nord? Beh, noi abbiamo scelto questa politica perché vediamo quello che succede in Italia, vediamo che altre forze politiche, non mi nascondo, il PD aiuta in maniera scriteriata i migrati extracomunitari, e nella nostra città vediamo lo Zenit e vediamo anche Rally, alberghi che ospitano queste persone a 30 euro al giorno. E vediamo italiani assolutamente in difficoltà, e quindi ci sono due pesi, due misure, e noi come scelta politica, come associazione politica, abbiamo scelto di venire incontro alle esigenze degli italiani aiutandoli semplicemente, e abbiamo visto anche un buon successo, anzi un ottimo successo nella nostra raccolta alimentare. A quale opere del Partito Democratico si sta riferendo nello specifico? Beh, il fatto che come si vede in certe questa immigrazione senza controllo, questo dare soldi pubblici ai migrati senza magari lo status di rifugiato politico, no? Solo pochi di questi hanno lo status di rifugiato politico, altri invece sono semplicemente immigrati clandestini e vengono addirittura ospitati con soldi pubblici, ripeto, in albergo. Ecco, io non credo sia normale nel 2015. Non credo neanche sia normale che una volta fatta questa raccolta alimentare noi siamo tacciati come razzisti. Quindi certe associazioni hanno detto che aiutare gli italiani significa essere razzisti, e questo siamo praticamente al paradosso. Ieri su questa colletta alimentare si sono espressi anche gli assessori Virgilio e Azzaretti, non hanno bocciato l'iniziativa, certo una loro opinione personale, però c'è chi ci legge comunque una passione riaccesa, ovviamente reciproca, tra la Lega Nord e la Giunta Barbieri, è così oppure no? Ma io credo che abbiano risposto come cittadini, non come politici. Come cittadini anch'io ho visto questa intervista sul vostro GTV. Non c'è niente di male, hanno appoggiato la nostra iniziativa, io ripeto, come cittadini. Quindi è sbagliato dare un'interpretazione politica? Ma non c'è, non credo che lo abbiano fatto un'interpretazione politica a riguardo. Insomma. La nostra è, naturalmente la nostra è stata chiaramente un'azione politica, nel senso che noi vogliamo aiutare gli italiani, e gli italiani vengono prima di tutti, e se è il caso noi continueremo a aiutare gli italiani e ripeteremo questa iniziativa, perché non credo sia normale poi stare in un paese dove magari i cittadini giovani dai 20 ai 40 anni il 40% non lavora. Ci sono tante situazioni, non è normale abitare a Voghera e non avere più il tribunale per la spending review, non è normale poi invece utilizzare soldi pubblici per ospitare pseudo rifugiati politici o immigrati, diciamo immigrati clandestini, in albergo. Non è normale, secondo me, depenalizzare il reato di immigrazione clandestina. Ecco, questo, noi andiamo contro queste cose. Si è parlato molto nelle ultime settimane anche di un evento, un convegno da voi organizzato intitolato Difendiamo i valori del Natale. Da chi difenderli e quali sono questi valori da difendere? Beh, noi difendiamo i valori del Natale nel senso che abbiamo visto ciò che è successo a Vozzano. Noi è nato su quello, su quel preside che voleva togliere il crocifisso. Ecco, allora difendiamo i valori del Natale nel senso che noi siamo in Italia, abbiamo la nostra religione, e non accettiamo che altri ci dicano se o il contrario, se va bene o non va bene il crocifisso nelle scuole piuttosto che nei luoghi pubblici. Ecco, sì. E questo era un po' la nostra intenzione. Quindi difendere questi valori sia dagli immigrati che dagli italiani che invece preferirebbero uno Stato più laico. Beh, noi, ripeto, abbiamo fatto questa scelta, io non credo che volevamo offendere nessuno, è soltanto una scelta politica quella che abbiamo fatto, aiutiamo, e ripeto, più di in questo momento
20-30 persone sono già venute in questi due giorni di distribuzione e non è terminata la distribuzione. Quindi noi abbiamo fatto questa scelta politica senza offendere nessuno, non volevamo offendere nessuno, diciamo solo che gli italiani vengono prima di tutti in un paese dove appunto aiutare gli italiani significa essere razzisti.